Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo cocoon con maniche lunghe che io ho deciso di chiamare Cocoon Foresta Incantata. Per quanto riguarda il filato, ho deciso di utilizzare quello nuovo della Mistrico Filati. Guardate che bel gomitolone! Si chiama Picasso ed è formato dal 43% lana merinos, 35% micofibra PC, 22% poliamide. Ogni gomitolo è da 150 grammi, misura 192 metri. Il colore che ho scelto io è lo 02 ed ha queste sfumature che guardate, sono strepitose. Ricordano un po' i colori del Brasile, ma anche quello dei boschi e delle foreste, ed è per questo che ho deciso di chiamarlo appunto Cocoon Foresta Incantata. Per quanto riguarda questo cocoon, che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoli, ma dell'ultimo ne ho avanzato un bel po', tanto che ho deciso che lo utilizzerò per fare uno scaldacollo, magari abbinandolo a un altro filato. E stavo pensando al Cincilla Lux, che c'è un colore che ha queste stesse sfumature, quindi magari unirò i due filati. Quindi in descrizione vi lascerò il link per poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, che è il link dello sito Uncinettando con i filati. Ci sono anche altri colori, c'è lo sfumato del lilla, c'è lo sfumato del blu, c'è lo sfumato del grigio, quindi in totale sono sei colori, sono uno più bello dell'altro. E mi raccomando, per una taglia M, secondo me tre gomitoli possono bastare, perché comunque il cocoon al massimo lo dovete fare soltanto un po' più largo, quindi non, cioè, scusate, un po' più alto e non largo. Quindi io direi che se rispetto a me fate tre motivi in più, ce la fate tranquillamente con tre gomitoli, mentre taglia L, quattro gomitoli. Taglia S, se lo volete un po' più grande, non vi preoccupate, come nella taglia M, tre gomitoli bastano e avanzano. La lavorazione è molto semplice perché si va a realizzare un lungo rettangolo che a me è venuto lungo 82 cm circa, alto circa 55 cm, che poi sono andata a cucire e ho creato poi un bordo, un giro semplice di 3 maglie alte, ma voi potete farlo anche di più se volete che vi si chiuda, in modo tale da poterlo fermare qui con una spilla. Quindi in questo caso vi consiglio di fare almeno altri 2-3 giri in più, e poi sono andata a creare le maniche. In realtà per le maniche volevo fare qualcosa di un po' più largo, ma siccome io questo cocoon lo voglio indossare sopra delle giacche comunque leggere, ho deciso di non farle troppo larghe. Vanno bene questa larghezza, ma nel video io vi spiegherò anche come farle un po' più larghe se voi volete indossare il cocoon anche sopra delle giacche pesanti. Detto ciò, spero che anche questo semplice cocoon, ma dai colori veramente fantastici, e ho utilizzato un punto, come potete vedere, molto semplice, che sono giri di maglie alte alternati a delle X. Mi raccomando, se decidete di realizzarla, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando Nelsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare. E se avete acquistato il mio stesso filato tramite il sito presso la merceria Coletti, potete taggarmi anche su Instagram, dove mi troverete come Uncinettando con i filati o come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cocoon io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati linea Picasso, questo bel malpone che vedete qui. Il colore che ho scelto io è lo 02 e lavoreremo con questo filato un bellissimo cocoon con l'uncinetto del numero 10. Vi dico già che io ho fatto un campione, qui ho 14 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, a cui poi dobbiamo aggiungere 2 catenelle. Nella lavorazione vera e propria io monterò 62 catenelle, che sarebbero un multiplo di 4 più 2 catenelle che mi servono per avere l'inizio uguale alla fine. E questo mi permetterà di avere un rettangolo, perché io andrò a lavorare un rettangolo lungo circa 82-83 cm. Quindi mi raccomando, se uno vuole il cocoon più largo, quindi più lungo, più largo, partendo di così, deve andare ad aumentare di 4 catenelle. Quindi se io ne ho montate 62, potete montarne altre 4 in più oppure 8. Tenete sempre presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4, a cui poi dovete aggiungere 2 catenelle in più. Stessa cosa, se lo volete fare più piccolo, andate a diminuire di 4 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo. Andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una, due. Prendo il filo, salto la prima delle mie 6, delle mie, scusate, stavo tirando il filo delle mie 14 catenelle e vado a fare una maglia alta. Ed ecco
adesso continuo così, andando a fare una maglia alta in ogni catenella, per un totale quindi di, nel mio caso, di 14 maglie alte. Quindi continuo così per tutto il mio primo giro, una maglia alta sopra ogni catenella. Ho terminato il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 maglie alte, 1 e 2, entro tra la seconda maglia alta e la terza. Quindi salto 2 maglie alte, 1 e 2, entro tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, salto 2 maglie alte, 1 e 2 e ancora entro tra la seconda e la terza andando da sinistra verso destra. Quindi salto 2 maglie alte, 1 e 2, entro tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta. E ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una seconda maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, salto 2 maglie alte, 1 e 2, entro tra la seconda e la terza e di nuovo da fare una maglia alta incrociata. E ricomincio da capo, quindi maglia alta sopra la maglia alta successiva. Seconda maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, salto 2 maglie, 1 e 2, entro tra la seconda e la terza e vado a fare, scusatemi, devo tirare un po' di filo, una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, salto 2 maglie, entro tra la seconda e la terza e vado a fare la mia maglia alta incrociata. Questo è quello che devo andare a fare per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare poi una maglia alta sopra la penultima maglia alta e una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Perfetto, ho terminato così anche il secondo giro. Terzo e ultimo giro, mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. 2 e quindi, come vi ho detto, il terzo giro andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminato questo terzo giro si ricomincia da capo, quindi si andrà a fare di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, perché se ricorderete noi qui abbiamo fatto una maglia alta sopra ogni catenella, quindi adesso ci troveremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Sono dei giri veramente semplicissimi, il primo e il terzo soprattutto sono i più veloci da fare, il secondo è quello un po' più lungo da fare ma comunque molto semplice. Io ripeterò sempre quindi questi 3 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Non voglio un cucù enorme, diciamo che a me i cucù, quelli grandi non è che piacciono tantissimo, li preferisco più piccoli in modo da poter mettere sempre sotto un giubbotto di pelle o un giubbettino leggero, dopo che mi si chiude davanti e il cucù non mi copre soprattutto dietro. Io vi farò sapere alla fine naturalmente quanto mi è venuto alto, quante volte ho ripetuto questi 3 giri. E una volta fatto quello andremo a cucirlo e poi a creare lo scollo attorno a un bordino, molto semplice anche in quel caso, e decideremo poi se fare anche le maniche al nostro cucuno oppure lasciarlo così com'è. Allora, io ho lavorato fino ad ottenere 55 centimetri, quindi ho ripetuto il mio motivo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte. Quindi ripetiamo, ho ripetuto i miei giri fino ad arrivare a un totale di lunghezza di 55 centimetri. Poi adesso andiamo a chiudere per poter creare appunto il nostro cocoon. Quindi io ho preso gli angoli in questa maniera. E anche dall'altra parte, in modo tale che adesso noi qui andremo a creare le maniche. Io andrò a cucire dall'esterno verso l'interno per circa 13 centimetri, sia da questa parte
che da quest'altra parte, quindi cucirò dall'esterno verso l'interno per circa 13 centimetri, lasciandomi quindi aperto lo spazio qui per passare il braccio. Una volta fatto questa cucitura andrò a creare scusatemi, un bordo intorno a tutto lo scollo, quindi tutta l'apertura, e devo ancora decidere se allungare le maniche e fare tipo dei polsi, cioè tipo per farla arrivare fino al polso, quindi fare delle sorte di maniche. Questo devo ancora deciderlo. Per adesso chiudiamo qui e ripeto, io chiuderò per circa 13 centimetri, lasciando diciamo un 15 centimetri di spazio per il braccio, e poi andremo a fare il bordo del nostro cocoon. Dunque, ho cucito da entrambe le parti, quindi qui c'è lo scalfo per far passare il mio braccio, e stessa cosa anche da quest'altro lato. Sono andata a cucire per alla fine sono 14 centimetri, non 13, e ho fatto quindi lo scalfo per la mia manica. Adesso andrò a fare un bordo intorno tutto lo scalfo, un bordo semplicissimo. Vedete, noi qui abbiamo le maglie basse rivolte verso, da questa parte verso il basso, da questa parte verso l'alto, però noi andremo a fare un giro di maglie alte, uno sopra ogni maglia alta. Quindi io mi aggancio qui dove ho la cucitura, mi aggancio con il filo e vado a fare le prime 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera, quindi senza diminuzioni, senza aumenti, una maglia alta sopra ogni maglia alta per tutta l'apertura del mio cocoon. Quindi continuiamo e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per tutta la copertura del cocoon, e andremo a chiudere poi qui entrando nella terza catenella con una maglia bassissima. Non so quanti giri farò, se 1, 2 o 3, naturalmente vi farò sapere, e come giri andrò a fare sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminato qui, poi andrò a decidere, naturalmente vi farò sapere quanti giri ho fatto, andrò a decidere se fare o meno le maniche al cocoon. Ho fatto il bordo di 3 giri, quindi 1, 2, 3 giri di maglie alte attorno a tutta l'apertura del mio cocoon, e adesso possiamo andare a fare la manica. Ho deciso di fare la manica, non ne faremo né una troppo larga né una troppo stretta, ma diciamo una via di mezzo. Quindi se voi poi la volete fare più larga vi dirò come, se la volete fare più stretta naturalmente vi dirò come. Allora mi aggancerò qui dove ho l'apertura della manica sotto, sempre con lo stesso filato, sempre con l'uncinetto del numero 10, mi aggancio sotto dove ho la cucitura e vado a fare la mia prima maglia alta, facendo però 3 catenelle, quindi una, mi sono persa il filo, ok, per fermarlo, quindi una, 2, 3, che equivale, come vi ho detto, alla mia prima maglia alta. Ora io non devo stringere la lavorazione né allargarla, devo fare che venga normale, quindi vado tra qui, vedete, tra la maglia alta, e vado a fare una maglia alta, e adesso io andrò a fare una maglia alta in ogni maglia alta verticale orizzontale in questa maniera. Quindi vedete, ho la maglia alta orizzontale e ci vado a fare una maglia alta. Ora, se dovete allargare, dovete entrare anche nel foro piccolo se volete fare più maglie alte. Potete fare maglia alta orizzontale, maglia alta nella maglia alta orizzontale, e qui nel foro fare una maglia alta e continuare così, in modo tale da allargare un pochettino la manica se la cucitura che avete fatto è troppo stretta, o se comunque volete una manica larga. Se invece dovete stringere, allora io vi suggerisco, non in questo giro ma in quello dopo, di andare a fare 2 maglie alte chiusi insieme, una tanto, direi ogni 5 maglie, se non dovete stringere troppo. Quindi la lavorazione continua in questa maniera, io vado a fare una maglia alta in ogni maglia alta orizzontale, perché come vi ho detto non voglio stringere troppo la lavorazione, ma non voglio nemmeno allargarla, e continuo a lavorare così fino alla fine del giro. Vi dirò quante maglie alte ho e poi andremo a fare sempre un giro di maglie alte, quindi un giro di maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi semplicissimo anche come fare le maniche. Vi dirò alla fine quante maglie e quanti giri di maglie alte ho fatto per arrivare ad avere la manica che mi arriva qui sul polso.
Allora, in totale, ho fatto un totale di 15 maglie alte, quindi in ogni giro io mi trovo 15 maglie alte e ho fatto in totale 12 giri per poter arrivare al polso. Quindi ripeto, io mi sono trovata a 15 maglie alte e ho fatto 12 maglie alte per arrivare alla fine del polso. Adesso andrò a fare anche l'altra manica e il mio cocoon poi sarà terminato.